Ciao a tutti, io sono il Faraone. Vorrei parlare oggi di un tesoro sconosciuto e nascosto nel Museo Egizio del Cairo e è il tesoro di Tanis. Dopo la scoperta della tomba di Tutankhamon, gli egittologi speravano di trovare altre tombe reali intatte. Ma 27 febbraio 1939, durante uno scavo di routine nella città di Tanis nel Delta, un egittologo francese, Pierre Monté, ha scoperto in un buco sicuramente praticato dai ladri di tombe. Quel buco nel terreno portò a Monté e alla scoperta di alcune tombe quasi intatte di re e della ventunesima dinastia. Scoppiò la seconda guerra mondiale e la scoperta passò quasi inosservata. Fu solo nel 1944 che i reperti di Tanis furono disposti in una sala del Museo Egizio del Cairo, vicino al tesoro di Tutankhamon. I tesori di Tanis, una testimonianza eccezionale di un'epoca poco nota. È il tesoro più ricco e intatto, è quello del faraone Hussein I. La cui mummia indossava ditali e sandali di oro, simili a quelli di Tutankhamon. Il collare che il faraone portava al collo è un pezzo eccezionale, composto da 7 fili di oltre 5.000 dischetti di oro e concluso nella parte anteriore da un motivo a cascata di catene che terminano con piccoli fiori, creavano un gioco di luce e suono sul petto del faraone. Uno dei pezzi meravigliosi è lo scarabeo alato, anche la splendida brocca in oro massiccio, forse fu usata per lavare le mani del re. I titoli regali sono incisi sul corpo della brocca: Re dell'Alto e del Basso Egitto, Signore della tua terra, anche Besunes, figlio di Ra. La maschera funeraria di Amon Em Opet, figlio del faraone Besunes I. Il sarcofago meraviglioso è in legno dorato e dipinto. Il volto ha la forma di Horus, il dio falco, figlio di Osiride, di cui tutti i faraoni si consideravano l'incarnazione. E per voi, avete mai visitato questi tesori nel Museo Egizio del Cairo? Fatemi sapere.